che battagliavano un'esperienza bestiale. Il primo giorno ero in carpenteria, e facevano dei grossi serbatoi per l'acqua da mandare in Africa. E stavano ribadendo i fondi per questi serbatoi. E abbiamo ormai i fondi, erano da posto, era a metà di serbatoio. E loro erano andati dentro uno dal bocca a porta così, nel passo d'uomo, dentro. E c'era, fuori c'era uno con la forgia che scaldava i chiodi. Io dovevo prendere i chiodi, incandescenti così, metterli nel buco, e c'era un altro che teneva fuori, e fuori c'era uno che ne ribadeva. Cosa normale. Dopo una ventina di minuti c'è stata l'attività, perché non è un lavoro tanto leggero, per me né per gli altri. E sono uscito fuori e ho assistito, mi ricordo sempre come adesso, una cosa allucinante. Tutti lavoravano, chi batteva la mazza, chi qua, di là sotto sopra, e io non sentivo niente. Silenzio assoluto. Poi piano 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 ho sentito nuovamente il rumore. Dopo un quarto d'ora. Il rumore era tanto forte dentro a quel serbatoio dove rimanevano i chiodi, quando ho sentito fuori il rumore che c'era, non esistevano. Per certe cose eravamo dei ragazzi. E peraltro eravamo già degli uomini, gente vissuta, perché sapevamo sbrigarci da sole in certe contingenze per la vita. Eravamo dei ragazzini, certe cose le abbiamo imparate poi in seguito, culturalmente eravamo zero, a parte una decina di operai altamente specializzati, poi una caterva di ragazzi che portavano avanti tutto il lavoro che c'era da fare minuto così. Lì ci ho lasciato anche un'unghia, perché adesso ci lavorava un po' così alla Carlona, a luglio del 43, quando è scoppiato il bombore. Allora lì un momento di alta tensione, perché mi ricordo che erano entrati, non sapevo quasi niente ancora, una marea di persone nello stabilimento, con la bandiera italiana e una bandiera rossa, tutte quante all'interno così, ammassano il fascismo. E allora si parlava che era allora la caccia al fascista, al primo marzo del 44, con un sciopero bianco. Così si sciopero bianco, non si lavorava, si andava sul lavoro senza non entrare, si andava sul lavoro ma non si lavorava. E difatti avevo bombardato 15 giorni prima e c'erano da fare diverse riparazioni. E io un altro dovevo preparare la lamiera per coprire le tettoie, praticamente si era saltata l'aria per ricoprire dove c'era. E questo lo sciopero era in campo nazionale, perché volete o nolenti, nelle fabbriche la resistenza c'era. Se un lavoro ci voleva un giorno, ce ne mettevano tre. C'era un sabotaggio costante. E si era presa per testa, non si poteva prendere i fascisti, una cosa là. E che la vita era troppo cara. Lo sciopero non era nato. Era un po' uno sfogo. E sono arrivati tre del San Marco. Non San Marco. San Marco fascista, no? E c'era un grande attorno, e ho detto, l'attiva, vieni meco. Ero vicino a una stufa che mi scaldava, perché faceva freddo quel giorno. Ma meco. E ci hanno portato nel piazzale a distanza la direzione. E c'erano parecchi di acrobati. Eravamo incollati. E ci hanno portato la. Allora c'era la questura, due o tre ore lì, dopodiché carica su dei camion, ci hanno portato il Corso Ricci, dove c'era la
la caserma della milizia, e ci hanno preso i suoi carabinieri, c'è un numero sentitore, ci hanno messo da sopra, fino a sera. La sera ci hanno preso di nuovo, ci hanno portato sui camion, ci hanno portato alla stazione, ci hanno imbarcato alla stazione, ci hanno portato a Spottorno, professore di Istituto Merello, e ci hanno scaricato lì, siamo andati 3 giorni lì. E di giorno ci portavano a riparare, a pulire, a fare la pulizia dove non l'avevano, e in bunker lì sul mare, una cosa l'altra, fare la pulizia per loro. Poi ci hanno caricato, l'hanno messo sul treno, l'hanno portato a Genova, alla villa di Negro, sì, la villetta di Negro. E poi dovevo praticamente tirare a bolla con Savora, sembrava che dovessero rilasciarsi, invece ci hanno riportato nuovamente là e ci hanno visitato tutti. Ci hanno visitato tutti e hanno escluso una parte che erano malati, e ritenuti inabili per certi lavori. E ricordo che siamo partiti e gli inabili erano rimasti lì. Noi guardavamo, loro guardavano noi, dicevano, disgrazia. E il fatto che è tutta la rovescia praticamente, perché non è che loro non l'hanno portati via, l'hanno portati via anche loro. Il fatto è che noi ci hanno mandato nei campi di lavoro, loro nei campi di eliminazione subito. Se ne sono salvati 3. E l'altro momento che me lo ricorderò sempre è a Tarvisio. A Tarvisio hanno fermato un treno per darci da mangiare. Loro scendevano dal treno, avevano una ciotola a mano, è passato avanti e avevano un mestro di un qualcosa di che non so predefinire, quello di verdastro, color smeraldo quasi. Qualcosa faceva veramente, anche se abituato alla fame, perché a tempo di guerra a mangiare ce n'era pochissimo, quella brontaglia lì faceva una cosa orripilante, usando un termine proprio, lo portava via. Mi ricordo che uno di quelli che ci dava, te la pregherai, questo mi sono rimasto impresso. E infatti poi in seguito me ne sono pregata. Al campo di concentramento sono ritornato a luglio, agosto del 45, e sono andato subito allo stabilimento, perché sono uno dei primi che sono arrivati a Savona, di quelli che eravamo più di 100 lì, in quel campo di concentramento lì, nel campo di lavoro, a portare notizie a tutti quelli che erano ancora rimasti. Eravamo 3 che siamo arrivati. Allora, l'unico posto dove le notizie volavano non era tanto andare in stabilimento. Un attimo, la città sapeva tutto. Io dopo una settimana che neanche era a Savona, ho ripreso il mio lavoro. Sono andato a lavorare, ho ripreso lì nuovamente a lavorare. E le cose erano cambiate completamente. Cambiate nel senso che non c'erano più i capi squadra e i capi reparto messi lì dal fascismo, dai manigioni di allora, che erano solamente quello che si può sempre dire, i caporali, che incompetenti sotto l'aspetto di cosa si deve fare o meno. Invece lì erano il capo reparto, stati eletti in loco degli operai, il migliore, non quello che aveva più uscito, quello che si riteneva che era il migliore, la dirigente che poteva domani consigliarti di quando facevi il lavoro, come fare e come non fare. Però piano piano le cose poi sono cambiate, perché si voleva già allora, che parlava poi di smantellare lo stabilimento. Allora tutte le scuse erano quasi buone per rallentare la produzione e
tagliare le pezzi di reparto. E piano piano è cominciato a sparire e il serpentaggio. E dopo il serpentaggio, le lamiere, dove è l'ultima, l'acciaieria. Nel 50 eravamo in stabilimento, abbiamo fatto lottare in stabilimento. Mi ricordo che avevano Troveda, che era il segretario nazionale della FIR, e abbiamo mangiato. Dove c'erano gli spogliatoi, ho sbaraccato un po', ho fatto diverse foto. 4 mesi, senza ricevere un soldo, e abbiamo avuto una grande solidarietà di tutta la città. La città era con noi, perché l'IVA era a Framica. Gente che veniva da tutta la provincia a lavorare, eravamo più di 5.000. Il reparto nuovo della fonderia, che sarà andato, sì, doveva fare un sacco di lavori, no? Si è fermato la fonderia, vuol dire abbattere prima l'acciaieria. Infatti c'è rimasta più una ciminiera, c'erano 5 ciminiere, ce n'è rimasta una. I laminatori che c'erano, che erano un po' il vanto dell'industria di Savona, perché una mano dopo era altamente specializzata, che quando si spostava era benvenuto da tutte le parti. Ma era parte come il serpentaggio. Chiamavano serpentaggio perché si laminavano in profilati molto piccoli come il tondino, e passava attraverso 5-6 rulli e faceva un giro proprio come un serpente, e in mezzo tra un rullo e l'altro c'era un operaio che lo prendeva e lo passava nell'altro cilindro. Quindi si vedeva quella cosa di ferro scaldescente. Di giorno non si vedeva niente, ma di sera, di notte erano, infatti buona parte dei ragazzi che erano andati alla serpentaggio la prima volta scappavano. Il guardiano che doveva servire solamente a fare la sorveglianza esterna, praticamente erano dei secondini che controllavano tutto. E noi eravamo praticamente quei pochi, gli attivisti erano guardati a vista. L'intenzione da parte della direzione di smantellarlo, piano piano ci sono riusciti, perché quando me ne sono andato io nel 77, non era più Ilva, ma era già anni che era diventata Italsider, e non avevo l'ora di andare in pensione, perché veniva una cosa impossibile continuare a vivere in quel mondo lì. Entrare, sentirti oppresso in una fabbrica che eri cresciuto, la sentivi un po' tua, l'avevi difeso con le unghie e i denti, e vedevi che si briciolava tutte le parti, se ne andava. Poi è cambiato anche nome, è diventata Unsa. Però per me è sempre rimasta, neanche Tassider, per me è sempre Ilva. La sera rappresentava un po' l'orario, sora, perché allora all'inizio del turno, 20 minuti prima dell'inizio del turno, suonava la sirena. Poi 5 minuti prima, e poi allora. Quindi la gente si sentiva e sapeva che ora era. Alle 6, quelli che facevano i turni. Alle 7, quelli che facevano lo spezzato. Alle 7 a mezzogiorno, e al mattino anche, di notte alla sera, quindi la sirena. Cosa che sentivo, un tempo di guerra no, nel tempo di guerra c'erano 2 tubi, e una cosa che girava così, un casino, faceva il muro, si sentiva. Ma la sirena un po' era, poi da quelle ciminiere le aleva, da quello che parla di un travaggio, in fabbrica era Ilva, non Ilva, in fabbrica. E la fabbrica a Savona era Ilva. L'elementare l'ho fatta a scuola, le superiori le ho fatte nell'Ilva.